Buonasera a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta di Recap su due mercati, sul DAX e sul FTSE MIB. Cosa abbiamo fatto oggi? Esattamente quello che suggeriva di fare Gunn se non si sapeva esattamente se il mercato sarebbe andato a salire o a scendere. Che cosa ci ho guadagnato? Ho guadagnato che non ho perso soldi e soprattutto, riflettendo su ciò che avrei fatto in passato, anche soltanto un anno fa, che per me è un'era preistorica ormai fa, avrei fatto degli errori, esattamente come mi è successo facendo un grave errore a luglio dello scorso anno. Un errore che mi è costato vari tick. Ho imparato da quell'errore? E beh, direi di sì. Come vedete, qui avevo per ora ancora impostato nono, decimo, undicesimo T-3. Il discorso è che quando siamo arrivati a, guarda caso, 22 barre e siamo andati in violazione di uno degli swing inversi, in uno di questi minimi, ho detto che facciamo? Valutiamo lo short, anche se sono ancora insicuro, anche se continuiamo a galleggiare da tutta la giornata in un trading range di circa 50-60 punti di DAX, quindi assolutamente intradabile, a meno che uno non utilizzi per lo scalping il box di Gunn, oppure attendo una conferma, perché non sono mica sicuro che la centratura sia corretta e che da qui non sia partito qualche cosa. Continuiamo a rimanere, è da troppo tempo che rimaniamo sopra questo massimo, per ora. E guardando i future, che sono praticamente sulla pari, se dovessi statisticamente fare una scommessa, sto parlando di scommessa, farei così, secondo T, giallo, secondo T-3, e terzo T-3. Vi faccio notare peraltro che togliendo le ore 17, perché non opero in certi giorni in cui non sono certo di quello che vedo? Perché da qui, da questo minimo a 16.000 e qua, a 12.060 abbiamo avuto una finta partenza di giornaliero. Ci potevamo preparare ad andare in short ritornando in violazione di questo minimo sempre a 12.060 e che cosa è successo? Raccordo. E successivamente partenza di terzo T-3 in questo caso, che può essersi chiuso, guarda caso, a 22 barre oppure essere ancora orientativamente in chiusura perché poi vai fino a 44. Certo, peraltro, vedere questa forte spinta a me porta a pensare che dalle 15.45 è possibile che ci sia stata la partenza di un nuovo T giornaliero, T-3 giornaliero. Mi sto sbagliando, scusate, no. Primo, secondo, dopo raccordo, terzo e eventualmente partenza del quarto, che peraltro si è scontato con la media mobile a 200 periodi, ma questa è una finta, è un raccordo che rischia di fare male alle persone. Perché l'ho evitato? Perché i volumi inesistenti nella ciclica del migliorino di Sartorelli e di altri mi hanno raccontato che era ben difficile che dopo una salita di questo tipo ci sarebbe stata una discesa conseguente. Per cui in passato avrei fatto degli errori. Primo errore eventualmente mettere un chip short in violazione di questo e me lo sarei trovato conto. Secondo, iniziare a dire tutte le parolacce probabilmente del mondo. Quando fossimo arrivati vicino alla 22esima candela avrei detto fantastico, adesso magari incremento lo short, mi avrebbe portato ancora più su. E magari sarei rimasto qui, appeso a questo prezzo qua di chiusura, per il fatto che speravo che domani
qualcosa mi avrebbe riportato più in giù. Ma capite che questo non è operare da trader. Un trader verifica tutto e se l'ipotesi non convince più, l'abbandona. Non bisogna innamorarsi di un'ipotesi, perché sennò arrivano le perdite. Oggi è vero, non abbiamo guadagnato da un potenziale long che peraltro non mi aspettavo, anche se vi dicevo che comunque era possibile la partenza di un team, ma non me l'aspettavo. Soprattutto non ho perso, o non sono rimasto appeso a una posizione short dopo questa bellissima discesa che ci aveva portato tanti, tanti bei quattrini a casa. E domani, controllato se, valuteremo cosa. Anche perché qui c'è scritto secondo T. Per cui un T settimanale può provare a spingere. Eventualmente, soprattutto nella prima parte, se è neutro o ribassista. E noi però dobbiamo ancora valutare che l'ipotesi di chiusura del T più 2 sia ancora valida. Per cui nulla vieta di pensare al fatto che il nostro T, l'attuale T, possa rivelarsi ribassista dopo un tentativo di primo di spinta e di seconda spinta. Passiamo al Fuzzy Mib, che così ve lo faccio vedere meglio. Fuzzy Mib, stessa identica storia, ancora più evidente a mio avviso, anche perché guardate, a massimi siamo arrivati praticamente alla media precedenti. Cambiamo, perché un analista fa questo, vede cosa deve fare, come si muove il mercato, se secondo le sue analisi oppure se non funzionano. E quindi bisogna rapidamente adattarsi al mercato stesso. Ecco perché la ciclica è evoluta, perché si adatta molto rapidamente, mentre accettiamo prima di tanti altri i mercati, i movimenti, i cambi di direzione. L'ho notato semplicemente guardando trading view. Anche in questo caso, guardate qui, ci aggiungiamo un bel raccordo qua per la precisione. Bellissima questa finta, eh? Parte un giornaliero, che bello, adesso andiamo short perché ha violato il minimo e si sale su. Non piacevole per chi appunto era andato short o aveva valutato lo short. Bel sospiro di sollievo per chi invece osserva i volumi, oltre che tutto il resto di... oltre che a tutto il resto che permette di farci vedere l'analisi ciclica evoluta. Qui intercettiamo probabilmente il quinto T-3 qui, verso le 14. E teoricamente ce l'abbiamo già vincolato a ribasso d'inverso, sto parlando dell'inverso, per cui a rialzo d'indice. Capite già bene che, ecco, fossi short, non avrei questa grandissima voglia di rimanere short, anche perché il Fuzzy Mib ha dato più segnali di forza rispetto al DAX, è andato in violazione dell'accumulo, è ritornato indietro, è ritornato a violare, ha violato anche la media mobile a 200 periodi e per ora ha chiuso sopra. Guardate qui, vediamo se ci torna meglio persino appunto il discorso. Grafico giornaliero, punto di domanda. Qui vedete che da questo minimo qua eravamo arrivati a 8 candele, 9, 10, 11, non può chiudere così un T settimanale, quindi qui siamo già obbligati a prendere atto della partenza del nuovo T che è arrivato persino appunto a 3 giorni. Eccolo qua, quindi abbiamo un 8 più 3. E anche in questo caso abbiamo che il secondo T inverso ha fatto 1, 2, 3, 4 giorni. Può andare eventualmente in chiusura se il nostro secondo T
vuole provare ancora a spingere verso l'alto, ma poi, primo T più 2, mensile, secondo T più 2 che è estremamente difficile che possa aver chiuso qui, su questo minimo qua del 25 giugno, e siamo a 30 barre a quella data lì. Se andiamo a fare il conteggio adesso, siamo a 32 barre su massimo 43. Ciò mi dice che, per carità, si può provare ancora a spingere, ma è ben possibile che si debba ancora chiudere non soltanto un T più 2 a 4 tempi e non a 3, anche se tranquillamente ci stava qui una chiusura, e avendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele sopra questo minimo qua. Un settimanale qui può aver chiuso per le volute anche alto, ma teoricamente mi aspetterei un movimento differente con discesa. Vedremo. Queste sono però riflessioni. Domani dovremo di nuovo vedere che tipo di movimenti ci saranno. In base a quelli valuteremo il da farsi, perché adesso sappiamo che su FuzionLib dal 25 di giugno è partito il secondo T di questa struttura bisettimanale iniziata il 15 di giugno. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida serata.